Sono di qua, questo è il vidente, senza Naimi, per noi un roster di 8 giocatori, togliendo uno dall'inizio diventa molto difficile, anche perché il nostro playmaker titolare che gioca più di 30 minuti. Questo non è una scusa, è un dato di fatto. Gli altri hanno faticato all'inizio, perché sicuramente sono stati più intensi, e noi per fortuna abbiamo risposto con la stessa intensità giocando uno splendido secondo tempo. E la presa è stata decisa, io non parlo mai degli arbitri, anche questo non è, però non si può decidere una partita per un non fallo a 3 secondi dalla fine, una partita così delicata. La colpa ovviamente non è di questo arbitro, la colpa è che partite come queste, in cui certe squadre come noi Piacenza giochiamo una stagione, ci vuole gente esperta. Io penso che queste società, che sono molto brave e serie, debbano avere arbitri un po' più esperti. Può succedere a tutti di sbagliare, ci mancherebbe, però non si possono decidere le partite in questa maniera qua. Noi siamo una squadra che in 45 minuti ha tirato 13 tiri liberi. Se uno guarda la partita e ha visto il numero di contatti, onestamente diventa molto difficile mandare giù questo genere di sconfitte. Poi ci sono degli aspetti che dobbiamo considerare anche noi, cioè che dobbiamo sicuramente migliorare, però nelle condizioni in cui eravamo, una settimana estremamente travagliata, devo dire che la squadra ha fatto dal secondo tempo in poi una buonissima partita, alla quale ovviamente non posso dire niente. È chiaro che dobbiamo fare di non 45 minuti, ma dobbiamo farne non 25 minuti, ma dobbiamo fare 40-45 minuti di buona gara, soprattutto in trasferta. A questo punto dobbiamo o schierarci con la squadra e prendere la seconda parte, capendo le difficoltà che ha in questo momento, oppure ci separiamo da questa squadra qua e puntiamo il dito. Ovviamente io sono per stare con questa squadra qua perché hanno tanto da dare e hanno dimostrato. Altrimenti un'altra squadra in queste condizioni avrebbe preso 20 punti e sarebbe andata a casa. Parlando più tecnicamente della partita, è una partita che ovviamente noi sapevamo che era un po' difficile, perché con questi lunghi molto strani, molto atletici, che possono avere una doppia dimensione, ci potevano dare grossi fastidi. E questo è successo. Poi noi abbiamo cercato di ribattere colpo su colpo, perché penso che di Liga abbia fatto una discreta partita, però molti tiri sono stati, secondo me, fallosamente, o meglio, non fallosamente interpretati. Perché io capisco tutto, che noi possiamo sbagliare, per l'amore del cielo, però un pivot da sotto non fa 4 su 11. Con tutto il rispetto che ho per tutti. Ok, solo questo. Domande? Spieghi un attimo esattamente la fine a 3 secondi dalla fine, perché è stata una partita talmente caotica, Giorgio, che... Sono rimasto l'attacco di Infante, che lui è andato all'indietro, ha fischiato una spinta, che non c'è, visibilmente, peraltro. Ma non voglio entrare nel dettaglio, cioè non voglio dire questa roba qua. Però visto che veniamo giudicati, se perdiamo o se vinciamo, è giusto dire queste cose qua. Poi il mio compito è un altro, non quello di fermarsi agli episodi, ok? È quello di far giocare una squadra 40 minuti, possibilmente. Al di là del fatto in sé, mi rilascio al discorso dei rimbalzi d'attacco, alla fine paghiamo tantissimi rimbalzi d'attacco che le squadre del Serie. Anche gli altri, però li abbiamo presi più noi. Però cioè, ragazzi, io capisco, Enrico, però ogni tanto... Dobbiamo anche guardare quello che fanno gli altri, cioè siamo squadre di Lega 2, più o meno dello stesso livello, abbiamo gli stessi punti, ok, giochiamo in casa loro nelle condizioni che siamo. Poi parliamo benissimo del rimbalzo in attacco in più, ok? Però ci sta che quando una squadra come loro, che hanno tirato 27 tiri da 3 punti, il rimbalzo sia lungo e il taglio fuori non basti. Bisogna anche un attimino andare al di fuori delle statistiche e cercare di abbracciare la palla canestro in maniera un po' più ampia. Solo questo io dico. Poi discuto con te volentieri sul fatto che noi certi rimbalzi dobbiamo prenderli a prescindere. Questo sono d'accordo con te. Ascolta, dimmi un po' di Naimi invece. Tu ci hai provato all'inizio a mettere in campo 7 minuti nel primo tempo, altri 2 all'inizio ripresa. Ecco, cioè, era molle come un formaggino, gli andavano via tutti. Cioè. Mm-hmm. Non possiamo giocare con il centravanti e 4 difensori. La pallacanestro non te lo permette. Non eri in grado, cioè non l'hai sentito in grado neanche nell'ultimo momento. Cioè nel senso... Ovviamente no. Ovviamente no. La prima cosa è che vorrei andare fuori casa ed essere 4 punti avanti. Mi viene convalidato un canestro da 3 che è da 2, chiaramente con il piede sulla linea, e fischiato fallo in attacco a rimbalzo. Quindi vorrei che succedesse anche a me una cosa del genere fuori casa. E seconda cosa, devo fare i complimenti a Davide Reatti che non doveva giocare, c'ha una caviglia come un melone. E obiettivamente ha giocato stando male,
con l'iniezione e quindi non era il solito Davide. Per quanto riguarda la partita, siamo stati 21 punti avanti. Dal fallo tecnico di Orridge è cambiata la partita. Cambiata completamente la partita. Non siamo più riusciti a giocare. Loro sono stati aggressivi, mani addosso, come giustamente dovevano fare, perché eravamo 21 punti avanti sul tiro di Orridge quando lui ha sbagliato, e ha solo, da quel che dice lui ha sbagliato, però ha detto come on, e ha beccato il fallo tecnico. Da lì non c'è più stata. Quindi obiettivamente, voi mi conoscete, io non ho mai e mai poi mai parlo degli arbitri, però obiettivamente lo devo dire, perché questo tipo di atteggiamento, probabilmente una partita così importante doveva essere fischiata da, giusto, il mio collega ha ragione, però non mi sento avvantaggiato, anzi siamo stati avanti di 21 punti, siamo stati sempre avanti. Poi loro sono stati bravi a rientrare perché sono una squadra forte, noi eravamo corti come loro, senza Naimi, anche noi. E poi non dimentichiamoci che il nostro americano ha giocato 14 minuti ed è un giocatore importante per noi, perché lui si è messo fuori partita a livello psicologico e poi è stato messo fuori partita perché obiettivamente ogni volta che si muoveva veniva schiacciato un fallo. Quindi voglio dire, chiederò alla mia società di cominciare le partite dai supplementari, perché noi giochiamo bene i supplementari e questa è una battuta, però obiettivamente dopo essere stati sopra con quel vantaggio, con una partita che abbiamo interpretato benissimo, venire ripresi, andare sotto, riprenderla e vincere, dimostra che abbiamo carattere, perché nelle condizioni in cui siamo, le due sconfitte, una di quella di Udine, a Imola abbiamo giocato male, ne abbiamo già vinte e perse in questo modo, qualsiasi squadra per stanchezza poteva mollare. Noi neanche con quei 5 punti in un'azione non abbiamo mollato. E obiettivamente non parlo degli arbitri, però quando parlano anche gli altri parlo anch'io. Quindi sinceramente dico che siamo stati bravi. Abbiamo avuto un grande momento di pausa dovuto alla forza di Forlì, al fatto che non riuscivamo più a giocare, perché obiettivamente in quel momento lì, compreso il mio tecnico, io non riuscivamo più a giocare. E poi siamo stati molto bravi con un grandissimo lavoro da parte di tutti. Parlo soprattutto difensivo, dei ragazzi. Ho voluto citare Davide solo perché lui ci teneva tanto a giocare questa partita, essendo un ex, ma a detta dei medici, a detta di tutti, non era in grado di giocarla e l'ha voluta giocare lo stesso, però si è visto che non era approvato in tutti i modi, non era al 100%. Se avete qualche domanda...